Buongiorno a tutti e bentornati a Pillole di Codice, seconda puntata. Sigla! Eccoci qua di nuovo e oggi appunto dal titolo si vede un argomento nuovo e un attimino più avanzato rispetto a quello precedente. L'altra volta abbiamo visto come creare delle semplicissime forme geometriche come rettangoli, quadrati o cerchi in JavaScript. Oggi invece realizzeremo forme un attimino più complesse e appunto le posizioneremo nello stage un po' come vorremmo. Oggi appunto lavoreremo con le forme personalizzate, quindi creeremo triangoli, pentagoni, esagoni, eccetera, eccetera, tutto quello che vorremo fino appunto a posizionarne anche diverse in maniera un po' procedurale, quindi ci aiuteremo con qualche funzione per posizionarle lungo il nostro canvas, appunto sulla superficie del nostro canvas, e poi vedremo insomma come giocarci un po'. Come al solito, codice non perfettamente ottimizzato, l'ho detto, lo stiamo vivendo in scioltezza e tranquillità, senza appunto prepararci nulla, facendo magari anche qualche errore live, quindi vedremo anche il debug, se saremo sfortunati o fortunati, dipende dal punto di vista. E niente, non c'è nient'altro da dire se non cominciamo. Torniamo nel nostro editor. Ok. Come vedete abbiamo già realizzato la funzione nostra di setup classica con il create canvas così. Ha fatto un canvas di 600x600 e un background nero. Quindi avremo il nostro quadrato, se andiamo a vedere il browser. Questa è la nostra situazione di base. Ok, torniamo qua. Allora, l'altra volta abbiamo creato appunto i rettangoli utilizzando le funzioni rect e le funzioni ellipse. Magari vi lascio il link in descrizione dell'altro video per chi se lo fosse già perso. Oggi però abbiamo deciso di creare delle forme fantasiose, particolari, personalizzate, se vogliamo. Per creare forme personalizzate, esiste un set di comandi da dare. Sostanzialmente, che cosa gli andremo a dire nel nostro JavaScript? Inizia a creare una forma, questi sono i vertici, dopo arrangiati tu a chiuderla e riempirla. Ok? Allora, partiamo dal classico, dando i comandi, diciamo, di colore, in modo che li definiamo prima, tipo no stroke, ok, togliamo il bordo e fill, facciamo un riempimento bianco, basta dare il singolo comando. Poi per iniziare a creare la nostra forma personalizzata bisogna dare un comando iniziale, bisogna dire Java, sostanzialmente JavaScript, inizia a disegnare la forma con begin shape. Ok, così pulito e vuoto. E come al solito non l'ho specificato prima, stiamo sempre utilizzando il framework P5. Se dovesse venire, che ne so, qualche funzione particolare o qualche parametro particolare, magari lascio qua sotto in descrizione tutti i riferimenti, in modo che qualcuno fosse curioso di sperimentare qualcosa in più, può tranquillamente leggere la documentazione. Una volta che abbiamo dato il comando begin shape, andiamo a stabilire quelli che sono i vertici della nostra figura geometrica. Immaginiamo per semplicità di voler creare un triangolo, quindi con tre vertici, cosa che prima non potevamo fare. I vertici, con somma fantasia, come al solito, si creano col comando vertex. Ok, in x e in y. La posizione x e y adesso le darò in maniera del tutto casuale e arbitraria, ma tanto da stabilire come è costruita la nostra forma. Quindi la prima x magari la facciamo in 400 e la prima y in 100. Ok. Creo i miei tre
vertici del mio triangolo, una la facciamo in 200, 100 e una in 450, 300, ok? La forma poi va chiusa con il comando end shape e come modalità gli diamo chiudi, quindi close. Chiudi perché? Perché se no, semplicemente un attimo che mi posiziono qua, cosa farebbe il mio comando? Creerebbe un punto qua, lo collegherebbe al punto sotto, al punto successivo, lo collegherebbe a quello dopo ancora, però dopo non chiuderebbe la figura in automatico. Invece io do il parametro close, mi chiude la figura in automatico e mi crea appunto il mio contenitore, il mio perimetro, diciamo, completo. Se io non do il comando close, basta che come ultimo vertice rimetto il primo e ritorniamo al punto di partenza. Facciamo questo, salvo, vediamo che cosa è venuto fuori nel nostro browser. Aggiorno e ho creato il nostro semplicissimo triangolo. Questo può risultare utilissimo appunto nelle situazioni in cui vogliamo creare delle figure, diciamo casuali, nel momento in cui noi sappiamo cosa vogliamo disegnare, abbiamo già un diagramma, uno schema, abbiamo già tutte le varie quote. Ok. Al solito, se io torno nell'editor, invece del no stroke e invece del fill, posso anche invertire e fare uno stroke rosso 255 0 0, l'alfa lo teniamo non specificato, quindi l'opacità sarà piena, e un no fill, ok? E come visto nella lezione precedente, nella pillola precedente, possiamo usare anche uno stroke weight e farlo bello cicciotto, bello visibile di 6 pixel. Quindi, se in questo caso io aggiorno, torno nel browser e aggiorno la pagina, ho tolto il focus, ok, vedo la stessa identica figura, però vedo soltanto il perimetro. In questo caso, come ve lo dicevo prima, se io qua tolgo il parametro close, ok, quindi lascio senza parametro, tanto per farvi vedere, salvo con il browser dall'altra parte e aggiorno, non mi farà la chiusura tra l'ultimo vertice, il primo che ho inserito. Questo per appunto la ragione che avevo detto prima. Ma torniamo e creiamo un attimino una cosa un pelo più complessa. Quindi torniamo nella situazione in cui mettiamo il close. Okay. Qui è interessante, ad esempio, se volessi creare un pentagono, ok? Cos'è un pentagono? Un pentagono equilatero, sono cinque lati tutti uguali che creano appunto la figura geometrica. Quindi in questo caso la posso risolvere mettendomi qui dentro e adottando un ciclo for, ok? Per i che va da 0 a 5, quindi avrò il lato 0, il lato 1, il lato 2, il lato 3, il lato 4, ok? Fammi a creare un vertex in XY. Come vado a stabilire questi X e questi Y? Intanto può risultarci utile creare due variabili, var x uguale a 0 e un var y uguale a 0, okay? Tanto per definirle avere una situazione molto semplice. Dopodiché a me piace lavorare con i gradi e non con i radianti, per una questione mia mentale, anche se i radianti sono molto più utili in trigonometria, ma sappiamo che in un pentagono, gli angoli interni, diciamo, sono tutti quanti
uguali tra loro, quindi c'è una figura perfettamente simmetrica, se vogliamo. Quindi io devo anche specificare, perché quasi tutti i linguaggi di programmazione lavorano con i radianti di default, qua devo specificare che voglio lavorare con i gradi. Per specificare che lavoro con i gradi, il comando è angle mode. E dentro posso mettere radians o degrees, come in questo caso. Eccolo qua. Quindi che cosa posso fare? Posso crearmi altre due variabili. Var numero lati, ok, in questo caso lo facciamo a 5. Var angolo di azione, chiamiamolo così, un nome un po' fantasioso, che è uguale a 360 diviso numero lati, ok. Quindi un pentagono che cosa avrà? Avrà un angolo di azione, diciamo rispetto al suo centro, di 72 gradi. Un esagono avrà un angolo interno di 60 gradi, eccetera, eccetera. Ma angolo interno intendo l'angolo che si sviluppa rispetto al centro, perché rispetto al centro della figura, il primo vertice si troverà qua. Il vertice successivo si trova a 72 gradi nel pentagono, a 60 nell'esagono, a 90 gradi nel quadrato e così via, insomma. Quindi il vertice come lo vado a calcolare? Okay, per la trigonometria x uguale a... Ah, mettiamoci anche un'altra variabile qua sopra che fa comodo. Diametro totale, che è raggio totale, non diametro totale, che è il raggio del cerchio che sta attorno alla figura, perché tutte le figure regolari, ok, possono essere iscritte dentro ad un cerchio. Cosa vuol dire iscritte? Vuol dire che se io costruisco la figura geometrica all'interno di un cerchio, esiste almeno un cerchio, ok, che per un dato raggio mi tocca tutti i vertici della mia figura geometrica. Il raggio totale facciamolo di 200, ok? Quindi avrò una x che è uguale al raggio totale per il coseno di angolo azione. Ok. Una y che sarà raggio totale più, no, per il seno dell'angolo azione. Ok. Questo che ha fatto trigonometria abbastanza semplice. Esiste un problema che adesso andremo a vedere. Allora qua invece il mio Regis 5 facciamolo tutto bello castato, che è numero lati, in modo che dopo per creare l'esagono poi basterà cambiare questo singolo valore qua e potremo creare tutte le forme geometriche che vorremmo. Abbiamo fatto il begin shape, abbiamo fatto l'end shape, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere che cosa accade nel momento in cui creiamo questo semplice codice all'interno del browser. Quindi salviamo, torniamo nel browser, ok. Se io aggiorno la pagina, mi si crea questo puntino qua e vedo solo questo puntino qua, che come browser sì. Che non mi sa proprio per niente da pentagono. Vediamo che cosa diavolo è successo. Raggio totale. Possiamo fare i log e qua ne approfittiamo per vedere
un attimo che cosa sta capendo il nostro browser. Quindi console log e andiamo a vedere angolo azione trattino, anzi mettiamo un punto e virgola che è più comodo, il numero lati e il raggio d'azione, no, raggio totale, ok. Vediamo cosa succede nel nostro browser nel momento in cui aggiorno. Syntax error missing linea 16. Ordiniamo di qua. Ah, mancava il più qua, mi ho dimenticato il più. Torno di là, lo faccio vedere. Mi crea questo e mi fa vedere 72, 5, 200. Adesso qua non è formattato correttamente, ma perché mi va. Però è quello che volevo vedere, è sostanzialmente corretto. Forse è anche questione di tracciare la posizione di x e di y per vedere se abbiamo fatto le cose corrette. Quindi torniamo nel nostro editor. E facciamo il log di x e di y. X uguale più x più, mettiamo uno spazio, y uguale più y, ok? In modo che vediamo come funziona il calcolo di x e y, per vedere che abbiamo creato le cose corrette. Torno nel browser. E non mi crea, non ho nessun log di x e y. Mi viene creato un punto, però non mi fa nessun altro tipo di log, perché vedo il primo log che era presente là sopra e non vedo quello che stava dentro. Perché? Bellissimo il mondo del debug. Ah, voi non vedete mica il log qua. Perché non vedete il log? Provo a buttarvelo qua sotto, magari diventa più visibile. Ok, questo è quello che vedo con la situazione attuale. Mi sono reso conto adesso, girando lo sguardo, che non avevo salvato. Quindi andiamo a salvare. Ok, andiamo nel browser, aggiorniamo e mi ha creato 5 punti. Ma me li ha creati tutti nello stesso identico punto. Perché? Perché non ho fatto l'incremento. Coseno di angolo azione per i, perché sarà ogni tot angoli vado a creare, ogni multiplo di 72 nel caso del pentagono. Ok? Torno nel browser, ok, creo e vedo questa cosa un po' strana. Lo e vedo sempre questa cosa un po' strana, cioè non vedo tutta la figura, ok, ma vedo solo una parte. Sicuramente lo so, me l'ha creato correttamente, però la figura non è ancora ben centrata. Come vado quindi a centrare la mia figura? Perché
semplicemente qua gli darò due offset, un offset di x e un offset di y, che stabiliranno il mio centro. Immaginiamo di voler costruire la figura in pieno, nel pieno centro dello schermo, quindi se nel mio, dentro del mio canvas, quindi se il canvas che è largo 600 sarà 300, 300, ok? Basta mettere un più 300 e un più 300 e andrò a spostare quella che è la mia figura rispetto al punto 00, al punto che voglio stabilire io come centro. Mi basta appunto sommarle. Andiamo a salvare nel browser, aggiorniamo la pagina. Abbiamo creato il nostro pentagono, ok? Al momento è storto, però al momento non ce ne andremo a preoccupare di come raddrizzare le figure, come correggere le questioni degli angoli. Al momento vogliamo soltanto creare delle figure complesse, geometriche, un attimino diverse da quelle standard che si possono creare con le due funzioni che abbiamo visto la volta scorsa. Tornando qua, posso fare un esperimento, posso ridurre il raggio, portarlo a 150, che mi sembra anche troppo, e portare i lati, che ne so, a 8, facciamo un ottagono. Ok. Cambiati questi due valori, se io torno di qua e aggiorno la pagina, ho creato un ottagono regolare. Poi con i stroke e i fill posso cambiare la grafica, i colori, eccetera, eccetera. Però abbiamo ottenuto il nostro bel risultato. Cosa possiamo fare ancora? Possiamo creare una figura ancora più complessa. Che ne so, pensiamo alla stella, ok? La stella che cos'è? È una figura geometrica che ha le punte esterne sui vertici del pentagono e ha delle punte interne che stanno ad un raggio minore, quindi ha un totale di 10 lati. Quindi se nel nostro editor, utilizzando sempre questa funzione qua, facciamo una piccola customizzazione, ok, numero lati 10, noi possiamo andare qua e dire se modulo 2, l'operatore modulo è quello che mi restituisce il resto della divisione, quindi dico in questo momento se è pari o è dispari, in questo caso se il modulo 2 è uguale a 0, quindi il numero è pari, mi usi il raggio totale. Ok. Altrimenti, quindi nel caso in cui questo sia dispari, invece di un raggio totale gli mettiamo un raggio più piccolo. Adesso lo personalizziamo noi, lo mettiamo a 30 pixel. Quindi abbiamo 10 lati. Cosa succede? Succede che il primo sarà alto, il secondo sarà basso, il terzo sarà alto e così via. Noi salviamo, andiamo nel browser, vediamo che cosa ho combinato e abbiamo creato una piccola stella. Ok. Qui giocando sulle dimensioni dei raggi, addirittura posso dire che qua farlo proporzionale al raggio totale. Posso fare una funzione così, raggio totale diviso 5, ok? In modo da averla sempre proporzionata in funzione del raggio massimo. E mi piace anche un attimino di più come cosa. Devo tornare nel mio editor, salvato, se aggiorno, tolgo il focus dall'altra parte, aggiorno sul browser. Otterrò la stessa identica forma, con la differenza che se io restringerò, allargherò il raggio massimo, quindi il raggio del cerchio che mi tocca tutte le varie punte, ok? La proporzione della stella, diciamo il fattore di forma, la proporzione appunto della stella rimarrà sempre quella. Devo
Detto questo, per oggi potremmo anche aver finito la nostra piccola pillola di codice. Però voglio fare una cosina in più. Torniamo nel nostro editor. Questa, tutto quello che abbiamo fatto ad esclusione del canvas, ok, è la nostra funzione per creare la stella. Io adesso ho intenzione di creare un cielo stellato. Sarebbe scomodissimo creare un sacco di funzioni qua che mi creano le varie stelle, eccetera, eccetera. Mi renderebbe sporchissimo il mio codice. Cosa ho intenzione di fare quindi? Ho intenzione di fare una funzione che mi vado a richiamare ogni volta. Stella. Ok. Se mi creo questa funzione stella e mi vado a mettere dentro a questa funzione, diciamo una bella copia di tutto questo, quindi taglio e la incollo qua dentro, mi porto via anche le mie variabili che ho utilizzato prima. Ok, cosa posso fare se io qua sotto semplicemente chiamo stella? Ok, creato una funzione, un insieme di codice che posso richiamare semplicemente tramite il suo nome qua, come è specificato, e se non ho fatto errori di copia e incolla, teoricamente nel browser continuerò a ottenere lo stesso risultato, quindi vediamolo subito. Vado nel browser, sposto qua col mouse, aggiorno e continuo ad ottenere la stessa cosa. Ma caspita, io di stelle, volendo, ne posso fare 10 sullo schermo. Nessuno mi vieta di farne solo una. Quello che volevo fare prima era farne 10. Quindi, cosa possiamo inventarci nella mia funzione? Beh, posso dire, voglio il raggio massimo della stella, ok? E posso dirgli posizionala in X, il centro della stella deve stare in una determinata posizione di X e anche una posizione di Y, ok? Quindi il raggio totale sarà uguale, non ve l'ho mica fatto vedere. Ho creato qua questi tre valori. Dico, la stella può essere posizionata in un determinato raggio e avere il centro in due posizioni, una coordinata in x, y. Cosa vado a fare qua quindi? Dico che il raggio totale è uguale al raggio, quello che mi viene passato qua in funzione. E il centro che ho stabilito qua, invece di averlo fisso a 300, ok, qua sarà in x pos x, in y pos y, ok, pos x e pos y, ok. Di qua però quando chiamo la mia stella devo anche specificargli che parametri. Se io ad esempio specifico che voglio una stella di raggio 100 in 100, 100, 100, 150, ok, e salvo, vado nel mio browser, aggiorno e avrò una stella differente. Ok, se io torno nell'editor posso anche creare con un ciclo for, che ne so, 10 stelle, for, e che va da 0 a 10, ok, programmi la stella, però se io volessi le stelle in una posizione casuale, ok, allora facciamo una posizione casuale in X, no, un raggio casuale, quindi un random, come al solito,
Minimo devono essere grandi 20, massimo devono essere grandi 120, così li abbiamo a disposizione. Posizione di X random tra 0 e 600, che è la mia larghezza. E qua, random, quindi abbiamo visto anche la nuova funzione random, 0 e 600. Ok? Questa funzione, che cosa vado a dirgli con tre righe di codice? Guarda, creami 10 stelle, posizionamele di grandezza diversa in punti a caso del mio canvas, e quando mi chiami la stella, sai che hai tutte queste cose qua da fare. Non pensare a tutto il resto, tu chiama questa funzione qua che fa tutto il resto, si arrangia da sola. Salviamo, vediamo il browser, ok. Aggiorniamo e vediamo che cosa succede. Mi ha creato un po' di stelle sullo stage. Sono di dimensioni diverse, non si vede così tanto la dimensione diversa, però è già un qualcosa. Proviamo a farle graficamente un attimino più corrette, e questo sarà il nostro esercizio cielo stellato. Allora, gli togliamo lo stroke, no stroke. Ok. Stroke weight non ha senso perché appunto non ce l'abbiamo. Fill, e gli diamo tre colori. Utilizziamo sempre la funzione random, tanto poco ci importa. I colori sono rosso, verde, blu, tra 0 e 255, quindi possiamo dare un random 0255 e lo copiamo in tutti e tre i parametri. E siccome non l'abbiamo visto l'altra volta, creiamo anche un alfa. Il valore di alfa fa da 0, completamente trasparente, a 255. Utilizziamo 100 come via di mezzo e dovrebbe essere più che sufficiente. Togliamo questo log di console che mi rallenta inutilmente la macchina. Ok, salviamo. Andiamo nel nostro browser, ok, qua non si vede neanche tutto, e vediamo cosa accade. Abbiamo creato il nostro cielo stellato. Quante stelle visualizziamo su schermo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e una probabilmente è leggermente fuori schermo, perché se viene creata qua si vede a metà, o magari è piccolina e mi sfugge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eccola qua. È molto molto scura, non so se la vedete, ma è qua presente. Proviamo ad aggiornare, avremo una situazione totalmente diversa. Eccola qua. Con tutte le nostre varie stelle che compaiono e cambiano la loro posizione. Come al solito, direi che per oggi è tutto. La prossima volta vedremo anche come animarlo il nostro cielo stellato. E in caso di domande, i commenti sono qui sotto. E commentate, condividete, iscrivetevi al canale se per voi è interessante. E ci vediamo alla prossima pillola di codice. Ciao!